Rosendo Rodriguez era un uomo affascinante, rispettoso, di bell'aspetto, potenzialmente il primo presidente ispanico degli Stati Uniti. Insomma era difficile immaginare che dietro a quell'immagine rassicurante si nascondesse in realtà un serial killer. Sì perché tutti gli amici e parenti lo descrivevano come una persona stimabile, peccato che nessuno di loro fosse a conoscenza del lato oscuro della sua personalità. Quel lato oscuro che a un certo punto della sua vita fece emergere la sua vera natura, quella di un assassino spietato e senza scrupoli. Matt Powell, come avvocato distrettuale, aveva lavorato a questo caso a stretto contatto con gli investigatori. Era il rappresentante dell'accusa e aveva l'incarico di presentare alla giuria i capi di imputazione raccolti nel corso delle indagini. La prima cosa che ricordo di quel giorno sono gli odori. Eravamo stati chiamati alla discarica di Labock, dove un operaio aveva scoperto una valigia contenente il corpo nudo di una giovane donna. All'inizio sembrava che fosse uno scherzo. Apparentemente è comune trovare dei manichini in una discarica. L'uomo inizialmente aveva pensato a un altro scherzo di qualche studente del college. Ma presto scoprì che non c'era nulla di divertente in quella valigia. Gli investigatori non avevano che un corpo nudo, pochi indizi, nessuna identificazione tranne un tatuaggio sulla caviglia e una scena del crimine in cui era difficile trovare prove fisiche o biologiche. Dopo che il corpo fu rimosso, gli investigatori iniziarono a indagare sui pochi indizi che avevano. Furono in grado di identificare la vittima attraverso il tatuaggio e le impronte digitali. Si chiamava Summer Baldwin, era una tossicodipendente locale che per procurarsi soldi aveva cominciato a fare la prostituta. Diverse cose emersero durante l'autopsia. Summer era stata duramente picchiata, violentata e aveva segni di asfissia. Non solo, era anche incinta di circa dieci settimane. Gli investigatori credevano che la valigia in cui era stato sistemato il corpo di Summer fosse nuova. L'etichetta di plastica sul manico era ancora lì e l'interno era tutto sommato molto pulito. Dentro c'era nascosto un piccolo foglio con quello che sembrava essere un numero. Da lì, gli investigatori cercarono di risalire ai negozi di Lubbock, dove era in vendita quella particolare valigia. Dopo aver parlato con diversi commercianti, gli investigatori conclusero che la valigia era stata acquistata da Walmart. I dipendenti dello store dissero alla polizia che due di quelle valigie erano state acquistate negli ultimi due giorni e quelle vendite erano state registrate dalle telecamere di sorveglianza. In quelle immagini comparivano una donna nel primo video e un uomo ispanico con un taglio di capelli corto e una camicia verde nel secondo. L'uomo era stato filmato alla guida di un camioncino rosso. Gli investigatori non sapevano chi fosse, ma notarono che l'acquisto era avvenuto alle 3.30 del mattino e l'acquirente era estremamente calmo e rilassato. Aveva persino aiutato il cassiere a togliere le etichette di plastica dalla valigia. Quella mattina, però, l'uomo misterioso commise il suo primo errore. Acquistò la valigia e un pacchetto di guanti in lattice, pagandoli con la sua carta di debito. Non fu difficile per la polizia risalire al suo nome. Si chiamava Rosendo Rodriguez e aveva frequentato il Texas Tech College e ora viveva a San Antonio. Era nelle riserve del corpo dei marines ed era venuto all'Abboc per il suo addestramento mensile lo stesso fine settimana in cui Summer era stata uccisa. Emesso il mandato di arresto, gli investigatori cominciarono a cercare Rodriguez nelle zone limitrofe e in un Holiday Inn in città. Alla fine lo trovarono a San Antonio e lo arrestarono. Nella casa che condivideva con i suoi genitori furono rinvenuti il suo computer, un cellulare, la ricevuta di un biglietto dell'autobus, un contratto di noleggio auto per un pick-up rosso e la stessa maglietta verde che indossava il giorno dell'acquisto della valigia da Walmart. Il pick-up noleggiato da Rodriguez fu fotografato e le immagini elaborate per renderle più chiare. Attraverso i dati della carta di debito, gli investigatori vennero a sapere che l'imputato alloggiava all'Holiday Inn in centro. Era l'unico militare ad avere una stanza in quel particolare albergo. Tutti gli altri avevano trovato un'altra sistemazione. Nel corso della perquisizione nella sua stanza la polizia trovò tracce di sangue in un bidone della spazzatura all'esterno, guanti di lattice con sopra il sangue della vittima e il DNA del sospettato. Già, ma perché il personale dell'albergo non si era accorto di quelle tracce di sangue? È strano, ma è proprio così che è andata. A quanto pare in quell'hotel le pulizie venivano fatte in massimo sette minuti per ogni stanza. Insomma, non il posto ideale dove alloggiare se sei attento alla pulizia. Furono analizzati i dati della carta magnetica usata per l'accesso alla camera. Gli investigatori scoprirono che Rodriguez era entrato intorno alle 12.30 del giorno in cui Summer era stata uccisa. Sapevano da un testimone che la ragazza era stata vista con un uomo ispanico con i capelli corti alla guida di un pick-up rosso verso mezzanotte. La carta magnetica aveva registrato un accesso del sospettato nella stanza verso le 3.50 del mattino, circa 20 minuti dopo aver acquistato la valigia. Ad un certo punto uscì di nuovo per poi tornare più tardi, quella mattina. Concluse la giornata mangiando due pasti e guardando un film nella sua stanza. Mentre l'indagine era in corso, i detective ripresero in mano le carte di un caso irrisolto avvenuto in zona. Una ragazza di Lubbock era scomparsa due anni prima del ritrovamento del corpo di Summer Baldwin. Si chiamava Joanna Rogers ed era stata vista l'ultima volta intorno a mezzanotte a casa dei suoi genitori, prima di scomparire. Il nome di Rosendo Rodriguez emerse perché durante quell'indagine il suo nome comparve nei messaggi di una chat della ragazza. Tutti gli investigatori avevano la sensazione che Rodriguez fosse responsabile di entrambi quegli omicidi, anche se ancora non potevano provarlo sapevano che era stato lui. La polizia però ormai era sotto pressione, la soluzione di quei casi era fondamentale per le famiglie delle vittime e per tutta la comunità. Pertanto, dopo aver parlato con i parenti delle due donne, Matt Powell fece quello che definì un patto con il diavolo. Disse all'avvocato di Rosendo Rodriguez che se l'imputato avesse ammesso di aver ucciso Joanna Rogers avrebbe evitato la pena di morte. Sia la famiglia di Summer che quella di Joanna furono pienamente d'accordo con questa decisione, confidando al 100% negli investigatori. Rodriguez accettò l'accordo e confessò di aver incontrato Joanna Rogers la mattina del 4 maggio 2004 e di aver avuto un rapporto sessuale con lei. Disse di aver deciso di soffocarla dopo che la giovane gli aveva chiesto dei soldi. Poi era salito nella sua stanza, aveva preso una valigia e aveva sistemato il corpo della povera Joanna all'interno. Da ultimo aveva gettato il cadavere in un cassonetto. Raccontò quella storia con la stessa leggerezza con cui si prende un caffè. I detective erano sconvolti nonostante ne avessero viste tante in quegli anni. Matt Powell pensò che mai qualcuno meritasse una condanna a morte come Rosendo Rodriguez. In quel momento però il patteggiamento era l'unico modo per scoprire cosa fosse successo a Joanna e la parte difficile era solo all'inizio. I registri della discarica, gli investigatori risalirono al cassonetto che aveva contenuto il corpo di Joanne e quindi l'area approssimativa in cui fu svuotato. Il problema era che stavano parlando di un'area grande quanto diversi campi da calcio, con due anni di immondizia ammucchiata sopra. Cercare il corpo di Joanne Roger, insomma, era come cercare un ago in un pagliaio. Lo sceriffo David Gutierrez ottenne una sovvenzione dall'ufficio del governatore di 100.000 dollari per pagare il costo della ricerca nella discarica. Molte persone, anche volontarie, parteciparono a quell'impresa rischiando di ammalarsi e sopportando un caldo infernale per cercare la giovane donna. Dopo due mesi di ricerca stavano finendo i soldi, così come le forze e le speranze di trovare i resti di Joanna. Quando tutto sembrava perso, da un cumulo di rifiuti venne fuori una valigia nera contenente quello che restava del corpo della povera ragazza. Erano passati 904 giorni dal giorno della sua scomparsa e finalmente i genitori di Joanna potevano almeno seppellire un corpo. Fu con grande soddisfazione che la famiglia Rogers apprese quella notizia. Era già abbastanza difficile aver perso un figlio, ma non sapere cosa gli fosse successo o dove si trovasse era insopportabile. Il giorno della sua dichiarazione, l'avvocato difensore di Rodriguez disse che il suo cliente non era più così sicuro di confessare in aula. Era un marine molto intelligente e con un'istruzione universitaria. Alla fine dichiarò di non capire cosa stesse succedendo e di non essere colpevole dell'omicidio di Joanna Rogers. Insomma, l'accordo era andato a farsi benedire. Powell ritirò l'offerta e presentò lo stesso giorno un avviso d'intenti per chiedere la pena di morte. L'accusa avrebbe ottenuto il massimo. Avevano trovato Joanna, e la vita dell'imputato ora era completamente nelle mani della giuria. Come potete immaginare questi due delitti provocarono lo sgomento di tutti in quella cittadina il volto di Joanna compariva un po dovunque per le vie di Labbock. Il giudice decise di spostare il caso nella contea di Randall, dove il procuratore distrettuale James Ferren e il suo staff si misero a disposizione dell'accusa. La giuria fu scelta in circa quattro settimane e il processo cominciò. Sul capo di Rodriguez pendevano accuse molto pesanti l'omicidio di una donna avvenuto nel corso di una violenza sessuale e l'omicidio di una ragazza commesso due anni prima. A questo punto l'accusa si mise al lavoro per dimostrare che le vittime di Rodriguez in realtà erano tre, considerando che Summer Baldwin era incinta di dieci settimane. Si trattava di un compito arduo, convincere una giuria che l'imputato avesse aggredito sessualmente una prostituta e che fosse a conoscenza della gravidanza della donna. Per dimostrare l'aggressione sessuale, l'accusa si basò sulle prove fisiche e sulla testimonianza dei patologi. La vittima aveva più di 70 ferite sul corpo, era stata colpita alla schiena, allo stomaco, alle gambe, al viso e alla testa aveva subito ferite abbastanza gravi da perdere conoscenza, ma nessuna lesione specifica che avrebbe potuto causarne la morte. Questo fatto portò il patologo alla conclusione che Summer fosse ancora viva quando fu sistemata nella valigia. La morte quindi sarebbe sopraggiunta in un secondo momento per asfissia posizionale. Era la prima volta che la giuria sentiva una cosa così orribile, e in base alle loro reazioni era la prima volta anche per l'imputato e i suoi avvocati. Dopo questa testimonianza fu difficile sostenere la tesi della legittima difesa, soprattutto perché l'imputato aveva solo un piccolo graffio in tutto il corpo. Mentre si preparavano al processo, Powell e i suoi furono contattati da persone che avevano avuto a che fare con Rodriguez. La sua prima ragazza del liceo era stata aggredita sessualmente e altre quattro donne raccontarono di aver subito violenze durante il loro periodo al college. Nessuno di questi stupri però era stato denunciato alle forze dell'ordine. Gli amici dell'imputato dissero che Rodriguez si vantava delle sue conquiste sessuali e che non nascondeva di frequentare abitualmente prostitute disse poi di aver combattuto in Iraq, cosa che fu poi smentita dai fatti. L'accusa riuscì a togliere dalla mente dei giurati i dubbi sul fatto che l'imputato fosse un predatore e un pericolo per gli altri. Le vittime di stupro raccontarono sostanzialmente la stessa storia. L'imputato usava il suo fascino e il suo aspetto per convincerle a fare sesso con lui. Tuttavia, nella maggior parte dei casi il sesso rapidamente si trasformava in violenza prolungata nel tempo, anche quando le vittime lo supplicavano di smetterla. Molte donne testimoniarono di non aver mai detto a nessuno di questi stupri perché erano terrorizzate da Rodriguez. Aveva una grande capacità di scegliere vittime che non avrebbero mai denunciato i suoi crimini. Una delle donne aggredite da Rodriguez raccontò una storia completamente diversa. Aveva svolto tre lavori e viveva a casa quando frequentava il college. Decise durante il suo ultimo anno di sperimentare alcuni degli aspetti divertenti, quindi s'era unita alla confraternita di Ciro dove aveva incontrato l'imputato. Essendo molto ingenua, si era innamorata subito di lui. Rodriguez, in quel caso, aveva detto e fatto tutte le cose giuste, chiedendo persino a suo padre il permesso di uscire con lei. Dopo aver appreso che lui la tradiva, però, era andata nel suo appartamento per affrontarlo e porre fine a quella relazione. Fu lì che l'imputato l'aveva prima spinta sul divano e poi violentata. Quella fu in assoluto la prima esperienza sessuale della ragazza. Poi Rodriguez la accompagnò alla macchina e accarezzandole la testa, la rassicurò dicendole che sarebbe andato tutto bene. La vittima raccontò che il viaggio di ritorno a casa le sembrò il più lungo della sua vita, nonostante fosse durato trenta minuti. Entrò in casa, diede la buonanotte ai suoi genitori come faceva sempre. Poi salì nella sua stanza dove si sdraiò nel suo armadio, rannicchiata in posizione fetale, e pianse fino allo sfinimento. Quella testimonianza contribuì a influenzare il giudizio negativo nei confronti di Rodriguez. Una delle prove a favore dell'accusa arrivò dal telefono dell'imputato. La polizia aveva esaminato tutti i messaggi di testo e le foto contenute nel cellulare. Una in particolare aveva attirato la loro attenzione. Rodriguez in quell'immagine compariva sorridente con gli occhiali da sole a specchio, indossava la stessa maglietta verde del video di Walmart. Era su un autobus per tornare a casa a San Antonio quando aveva scattato quel selfie, esattamente il giorno dopo l'uccisione di Summer. Quell'immagine sorridente mostrava chiaramente il vero carattere dell'imputato. Sì, insomma, nella sua mente era come se avesse semplicemente portato fuori la spazzatura. L'accusa ad ogni modo non fu mai in grado di convincere Rodriguez a confessare l'omicidio di Joanna Rogers. Del resto, la legge era chiara sul fatto che la sua dichiarazione non fosse volontaria perché faceva parte di un accordo tra accusa e imputato. Powell non poteva in alcun modo obbligare Rodriguez a confessare un delitto contro la sua volontà. A quel punto la Difesa chiamò a testimoniare più membri della famiglia di Rodriguez, che lo descrissero come un uomo molto amorevole, premuroso e intelligente dissero anche che aveva condotto una vita familiare regolare, nonostante un padre ubriaco e violento che picchiava tutti i suoi bambini e la loro madre. Infine la difesa, cercando di scongiurare la pena capitale, mise in campo tutti i mezzi per dimostrare che il presunto assassino non meritasse di morire per mano dello Stato. La giuria impiegò circa due ore e mezza per emettere la sentenza. Rosendo Rodriguez fu condannato alla pena di morte e tutti i giurati quasi urlarono il loro sì quando furono interrogati sul verdetto. La giustizia per le due vittime alla fine era arrivata. Gli investigatori avevano riportato il corpo di Joanna a casa e l'accusa aveva fatto in modo che l'imputato avesse la condanna che meritava. Alla lettura della sentenza si levarono urla di approvazione da parte dei familiari delle due donne uccise. Un paio di loro, dalla rabbia, provarono a scavalcare la ringhiera e alcuni dei membri delle famiglie dissero di voler essere presenti al momento dell'esecuzione di Rodriguez. L'avvocato dell'accusa aveva trattato molti casi in cui era prevista la pena di morte per l'imputato, mai come in questo caso particolare. Anche lui mostrò pubblicamente la sua grande soddisfazione per quella sentenza. Gli avvocati di Rodriguez presentarono ricorso contro il verdetto sulla base di una potenziale violazione da parte del procuratore distrettuale Matt Powell per non aver rivelato informazioni riguardanti le attività del medico legale che aveva eseguito una delle autopsie. Tutti i ricorsi però furono respinti e il 30 ottobre 2017, la Corte Suprema degli Stati Uniti stabilì che Rodriguez fosse giustiziato come previsto, il 27 marzo 2018. Il killer è morto alle 18.46, ventidue minuti dopo che una dose letale di pentobarbital gli era stata iniettata nelle vene. È stata la quarta persona giustiziata in Texas e la settima negli Stati Uniti quell'anno.